queste comunità energetiche, che sicuramente può segnare quello del futuro, ma soprattutto anche il presente. Ma di cosa si tratta nel dettaglio e perché è importante questa comunità? Sono delle reti di imprese, persone, possono esserci parrocchie, enti di terzo settore, edifici del settore pubblico, del comune, che si mettono assieme per produrre energia. L'Unione Europea parla di 16% dell'energia da rinnovabili che dovrà arrivare a regime dalle comunità energetiche. Perché sono così importanti? Perché sono un modo di produrre energia dal basso, diffuso, partecipato, che crea capitale sociale, crea senso civico e soprattutto non ingolfa la rete elettrica. Ecco il motivo per cui poi hanno diritto al sussidio per l'autoconsumo. Quindi fare comunità energetiche ha tre fonti di guadagno. L'energia che produci non la devi comprare, l'energia che produci e non consumi la puoi vendere e l'energia che autoconsumi viene remunerata dallo Stato. Allora, il concetto di comunità energetica è legato anche e soprattutto alla comunità ecclesiale, no? Alla conferenza diciamo, legata a questo, che vuole far capire come quanto fare comunità sia importante per un futuro migliore, per una città anche sostenibile dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dei legami. La Conferenza Episcopale Italiana si sta impegnando in questo senso perché è importante, a partire proprio dalla riflessione che viene dall'enciclica Laudato Si pubblicata 8 anni fa da Papa Francesco, che sottolinea come la conversione ecologica sia un percorso non solo individuale ma comunitario. Quindi inserire questo percorso all'interno delle comunità energetiche, unire questi due aspetti è importante ed è anche doveroso che la Chiesa si impegni in questo per affrontare questo percorso insieme per la transizione energetica, per la giustizia climatica e per affrontare anche le situazioni di povertà energetica.